Carissimi amici del Sagittario, buon pomeriggio. Andiamo a vedere il vostro oroscopo settimanale. Che cosa ci dice? Quali novità ci dà in questa settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2024? Ma nel frattempo ricordo a tutte quelle persone nuove che ancora non sono iscritte al canale di farlo, di spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati, e se avete bisogno di ulteriori informazioni il mio numero di telefono lo trovate nella voce descrizione sotto al video. Allora, per il Sagittario, vediamo un po' per voi del Sagittario che cosa c'è di così bello e importante. Allora, nella settimana che va dal 27 maggio al 2 giugno 2024, che cosa accade al Sagittario? Quali sono le novità che deve sapere? State pensando al vostro futuro? State pensando a migliorare il vostro futuro? Momentaneamente state tagliando con tutto ciò che non vi va bene e migliorare qualcosa per andare verso il vostro futuro. Qui proprio mirate a una fortuna, alla realizzazione di qualcosa di bello, ci sono dei nuovi progetti per voi, c'è un nuovo inizio che volete raggiungere, ma vi sentite bloccati, impediti da delle difficoltà che si possono presentare in questa settimana. Allora, andiamo a vedere innanzitutto questo 6 di coppe rovesciato. Quale altra informazione vuole darci per il segno del Sagittario dal 27 maggio al 2 giugno 2024? Il vostro futuro voi lo vedete con equilibrio, stabilità, a livello proprio sentimentale state bene, ok? Vi immaginate il vostro futuro in questo modo, perché effettivamente è questo quello che volete. E state riflettendo proprio perché volete un futuro fatto in questo modo. Vediamo questo 3 di bastoni rovesciato, quale altra informazione vuole dare al segno del Sagittario dal 27 maggio al 2 giugno 2024. Avete chiuso con un qualcosa o state chiudendo con un qualcosa che vi sta provocando del dolore o che provoca del dolore alla persona di vostro interesse, proprio perché volete andare verso un'abbondanza, una realizzazione di qualcosa. Infatti state cercando di migliorare un qualcosa o per la vostra vita e quindi di conseguenza per il vostro futuro. Se avete qualcuno, state cercando di migliorare una determinata situazione per andare quindi nella realizzazione di qualcosa di bello. Volete raggiungere comunque un trionfo, ci volete proprio arrivare, avete dei progetti ben saldi e ben fermi. Probabilmente dovete anche parlare, comunicare con qualcuno. Vediamo questo 3 di denari per il segno del Sagittario dal 27 maggio al 2 giugno 2024. Che cosa vuole dirci di più? Potrebbero esserci terza persona, situazioni esterne che si possono comunque mettere in mezzo, che vi possono creare delle problematiche, dove voi comunque ci riflettete, pensate bene, sempre a come fare per volgere le cose comunque in positivo. Quindi anche se esternamente c'è un qualcosa che vi va a intaccare, voi tenete sempre attivo il vostro pensiero e ci riuscite, perché effettivamente andate verso una vittoria. 9 di coppe, vediamo quale altra informazione vuole darci per il segno del Sagittario dal 27 maggio al 2 giugno 2024. Infatti ci sono delle novità, riuscirete a superare tranquillamente le vostre difficoltà, ci sono delle belle novità, notizie in arrivo in questa settimana comunque per voi, però ecco, vi vanno a creare sempre la difficoltà dell'impedimento e del blocco.
Avete dei dubbi in merito a una situazione perché state vivendo una situazione altalenante, dovete fare comunque sia delle scelte, probabilmente allontanarvi dalle difficoltà, allontanarvi da quelli che sono le discussioni, i litigi. Vediamo questo 7 di bastoni rovesciato, quale altra informazione vuole dare al segno del Sagittario dal 27 maggio al 2 giugno 2024. Gli impedimenti e i blocchi che ci sono, ve lo riconfermo, sono a causa di difficoltà, sono a causa di una certa inquietudine comunque sia che avete. Qui ci sono degli inganni, dei litigi, dove proprio non vi permettono di andare avanti, non vi fanno andare avanti. C'è una certa, oddio, avrete delle piccole gratificazioni, però di fronte a questi inganni, a questi litigi, vi sentite comunque spiazzati perché vi sentite bloccati e vi causano delle difficoltà. Andiamo a vedere per il segno del Sagittario dal 27 maggio al 2 giugno 2024 come si chiuderà. Come si chiuderà questa settimana? Un bel lasso di bastoni, quindi dei progetti che camminano, che vanno avanti, però attenzione, perché c'è sempre la terza persona che cerca di portare l'acqua al suo mulino, che cerca comunque sia di manipolarvi, un qualcuno che comunque vi provoca dello stress. E voi qui di fronte ad essa, a questa persona, terze persone, situazioni che abbiamo visto qui esterne, dovete cercare di mettere i puntini sulle i. Siete voi che dovete tirar fuori comunque la forza, di sistemare comunque delle cose, altrimenti andate sotto stress. E c'è il rischio comunque di avere una determinata delusione. Andiamo a vedere per il segno del Sagittario effettivamente come si concluderà questa settimana, quindi se riusciamo ad avere altre novità. Come si concluderà effettivamente la settimana per il segno del Sagittario dal 27 maggio al 2 giugno? Allora, c'è per voi una bella impresa, ok? C'è un qualcosa proprio che dovete raggiungere. È un qualcosa di rischioso, ecco perché i vostri pensieri, la vostra riflessione, però effettivamente c'è un pronostico favorevole comunque per voi. Andiamo a vedere un'altra carta. Come si concluderà effettivamente la settimana per il segno del Sagittario dal 27 maggio al 2 giugno 2024. È come se questa impresa, questo qualcosa comunque di pesante, nella vostra positività, quindi di voler ottenere qualcosa, il nuovo inizio, c'è un esito comunque, l'esito è favorevole, però poi nell'atto pratico, lì dove ci sono gli impedimenti e i blocchi, non vi dà l'esito favorevole. Siete un po' insoddisfatti, è come se non riuscite comunque a raggiungere effettivamente quello che volete, perché ci sono dei contrasti.
Questi contrasti, come vi ho detto, possono dipendere appunto da terze persone. Andiamo a vedere ancora un'altra carta per il segno del Sagittario, come si concluderà effettivamente questa settimana dal 27 maggio 2024 al 2 giugno 2024. Dovete essere più che altro saggi, quindi pensare e valutare bene a questa impresa che dovrete portare avanti, ok? Perché qui ci può essere un certo tormento che potreste avere voi dentro, potrebbe essere magari qualcuno geloso e invidioso di voi che vi può creare comunque sia tormento, dovete essere chiaramente saggi. Ecco perché vi sentite impediti, bloccati su qualcosa. C'è dell'invidia che gira qui. Andiamo avanti. Un'ultima carta per il segno del Sagittario. Come si concluderà effettivamente la settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2024? Allora, qui potrebbe esserci qualcosa a livello proprio sentimentale che vi dà una certa inquietudine, ok? Dove volete un certo rinnovamento, quindi il nuovo inizio, come vi ho detto, a livello sentimentale, perché qua mi parla proprio di amore, di inquietudine a livello sentimentale. Dovete essere saggi, dovete prestare attenzione, probabilmente c'è in questa impresa che volete portare avanti una certa insoddisfazione. Potrebbe essere l'esito favorevole, ma dipende comunque da voi, dai tagli e delle chiusure che dovete fare e nel dover mettere i puntini sulle i con terza persona, terze persone. Se volete chiaramente vivere un nuovo inizio a livello sentimentale, un qualcosa comunque di bello, perché anche a livello sentimentale qui c'è comunque dell'inquietudine, o da parte vostra o da parte della persona comunque di vostro interesse, perché c'è qualcosa che chiaramente non va, c'è qualcosa proprio che non. Qui c'è un po' di superbia, ad esempio, quindi per forza che volete ottenere chiaramente qualcosa e non va bene, non va assolutamente bene perché dovete capire. Qui invece c'è un non parlare, un comunicare, ma potrebbe anche essere che nelle comunicazioni, quindi c'è una certa insoddisfazione, effettivamente. E quindi dovete proprio in questo prestare comunque attenzione. Cercare di essere saggi negli atteggiamenti che avete, in quello che volete portare avanti, perché se non chiudete con tutto il resto non potete chiaramente proseguire e andare avanti. Questo è quanto, carissimi amici del Sagittario, noi ci sentiamo alla prossima, vi auguro una buona giornata.